Buongiorno a tutti e grazie della presenza. Io parlo di agevolazioni fiscali, quindi allacciate le cinture, preparatevi, facciamo un'oretta di approfondimento tecnico sul centro. No, in realtà in questi pochi minuti parlo, come diceva Bruno, di quello che possiamo chiedere anche al nuovo governo, ovviamente in chiave di agevolazioni fiscali legate ai lavori in edilizia. Allora ho detto come posso impostare il mio lavoro. Aspetta, così lo imposto in questa maniera qua, partendo dalle consapevolezze che in questi ultimi 2 anni di storia abbiamo acquisito. Ovviamente parliamo dell'impatto delle agevolazioni fiscali sul settore dell'edilizia. Guardiamo ai disagi che le imprese e gli operatori in generale hanno avvertito, quindi alle criticità che sono emerse, e cerchiamo di intercettare quindi nuovi fabbisogni per arrivare a quello che vi ho detto, cioè a pianificare il domani con una lista dei desideri. Allora, innanzitutto, che cosa abbiamo notato? Noi abbiamo notato che il superbonus e la cessione del credito ha portato ad un aumento dei ricavi delle imprese coinvolte in queste agevolazioni, è un fatto innegabile. Come altrettanto importante è rendersi conto che la progettazione e la realizzazione dei lavori hanno tempistiche diverse rispetto a quelle richieste dal superbonus, dal 110. Sappiamo che andiamo sempre a rincorrere la proroga del mese, del sesto mese, e questo non va bene perché i lavori in edilizia hanno per loro caratteristica naturale delle tempistiche che vanno rispettate. Abbiamo visto diversi casi di difficoltà finanziarie subite dalle imprese che si sono trovate nel mezzo di un meccanismo che poi ha avuto dei risvolti imprevisti. Quindi chi non aveva fatto la comunicazione della cessione del bonus, chi non aveva comunicato lo sconto in fattura all'Agenzia delle Entrate, chi aveva in mano una certezza da parte degli istituti di credito di poter vendere il bonus che poi è stata improvvisamente ritirata. Questo è un altro dato di fatto. Una normativa sicuramente più attenta al contrasto delle frodi. Noi sappiamo che la questione è cambiata radicalmente dal 12 di novembre dell'anno scorso col decreto antifrodi, dove sono stati messi tanti paletti sul numero di cessione, di cessioni possibili, sulle certificazioni che dovevano accompagnare questi bonus, e da una parte questo era inevitabile perché sappiamo bene che di frodi ce ne sono state parecchie. Sicuramente maggiore importanza alla normativa, al rispetto della normativa sulla sicurezza, anche sul rispetto dei contenuti del contratto di lavoro dei lavoratori impiegati nel settore. Come sappiamo, da qualche mese per lavori sopra i 70.000 euro è richiesta l'indicazione del contratto collettivo applicato nell'atto di affidamento. E questo ha dei pro e dei contro, perché da una parte appunto si tutela sicuramente chi è impiegato a lavorare e dall'altra si crea burocrazia, è inevitabile. Gli istituti di credito, le poste, hanno giocato un ruolo fondamentale, parliamoci chiaro, le detrazioni sono sempre esistite, diciamo. Quello che ha fatto scatenare il boom è la possibilità di cederle. Quindi su questo, lo dirò dopo, bisogna puntare, altrimenti si torna al passato. La cessione delle detrazioni ha reso di fatto possibile gli interventi anche a chi non aveva i soldi. Lasciamo perdere la misura del 110, poteva andare bene anche qualcosa di diverso, ma comunque, soprattutto per situazioni legate ai condomini, queste misure in questa maniera hanno consentito anche agli incapienti cosiddetti di poter realizzare degli interventi di fatto altrimenti realizzabili.
questo punto che difficoltà abbiamo notato però nel processo? Sicuramente abbiamo assistito ad un incremento dei costi degli interventi. Guardiamoci tranquillamente in faccia, quello che veniva fatto, che viene fatto oggi, costa di più rispetto allo stesso tipo di intervento fatto probabilmente 3-4 anni fa. Per carità, è stato riconosciuto anche un, io lo chiamo, scusate il termine, tariffario per i servizi, per le prestazioni eseguite, che va bene per alcune cose, meno bene per altre, è perfettibile sicuramente anche quello, però ha concesso alle imprese di riconoscere insomma un importo univoco, diciamo, per il servizio e la prestazione eseguita. Abbiamo subito un continuo intreccio di normative. Il presidente Granelli parlava di 18 interventi normativi. Ci sono anche le circolari dell'Agenzia delle Entrate che continuano a uscire, anche questo mese ne è uscita una. L'Agenzia delle Entrate cerca di fare da corpo intermedio in questo caso, nel senso che cerca di dare spiegazioni dove le norme evidentemente latitano. Comunque per noi è un problema il fatto di non sapere a quanti enti fare riferimento. Ancora che cosa possiamo dire? La burocrazia è in aumento, ci vengono chiesti, lo dicevamo prima, dei documenti che prima non esistevano, comunque non avevano questa importanza per far valere poi l'agevolazione. Io ho fatto l'esempio del DURC di congruità, l'indicazione nell'atto di affidamento del contratto, quindi questo per carità ha fatto anche crescere le nostre imprese che hanno capito l'importanza di avere contratti scritti in cui vengono stabilite tutta una serie di regole che poi hanno una ricaduta nei fatti. Quindi per forza di cose siamo cresciuti anche sotto questo punto di vista. Il blocco al numero delle cessioni è il qui pro quo, io lo chiamo così, sulla responsabilità solidale, sicuramente sono un punto dolente che va risolto. Dopo io faccio una proposta. Però se non si sblocca questo meccanismo difficilmente si può continuare a parlare di importi di bonus così importanti da far fruire ai più, possiamo dire. Perché le banche è vero che hanno esaurito la loro capienza fiscale, questo ci dicono adesso, no? Dice non abbiamo più bisogno. Ma quello che tira ancora indietro e che crea in loro perplessità è anche la responsabilità, che a suon di circolari dell'Agenzia delle Entrate, insomma, è sempre più palese. Sto parlando di chi acquista il credito, eh? Quindi abbiamo l'esigenza avvertita di concentrarci probabilmente anche su incentivi di nuovo conio o comunque di rivedere quelli già esistenti. Abbiamo il problema della crisi energetica, della difficoltà di reperimento delle risorse energetiche, allora concentriamoci su incentivi che favoriscano quel tipo di intervento. A questo punto, perché adesso le sfere escono tutte insieme, problema. Vabbè, non importa, va bene così, le leggiamo una alla volta comunque. Di che cosa abbiamo bisogno? Lo diceva anche il Presidente nazionale prima, della necessità di risolvere questo bisogno di stabilizzazione e di certezza delle regole. Non sono favole quelle di cui stiamo parlando, nel senso che già contenuto nel disegno di legge delega della riforma del fisco la creazione di un codice unico delle detrazioni, quindi le cose basta volerle, lo sapete anche voi. Creare un'unica cabina di regia, non è possibile avere a che fare, lo dicevo poc'anzi, con Enea, ministeri, Agenzia delle Entrate, governo a suon di decreti, va bene? Dobbiamo avere un'unica cabina di regia con cui parlare e che eventualmente presieda, per carità, tutto l'iter burocratico previsto per questi incentivi. Dobbiamo ridare vita e regole certe soprattutto al meccanismo della cessione dei crediti, anche a costo di rimetterci in termini di percentuali concesse per gli sconti, per le detrazioni, ma la regola deve essere chiara. Non possiamo pretendere che chi acquista un credito, insomma, rischi
del proprio, ecco, pur essendo almeno inizialmente in buona fede. Chiediamo una proroga, sarebbe giusto farlo, almeno per i primi sei mesi del 2023, per chiudere i lavori legati al superbonus. Legato alle unifamiliari, sapete che i condomini invece vanno avanti, diciamo, tranquillamente per tutto il 2023, almeno per ora, con il 110. Lo dicevo prima, dobbiamo risolvere il nodo della responsabilità solidale in maniera oggettiva, quindi adesso non voglio addentrarmi su questioni tecniche, però l'ultima circolare dell'Agenzia delle Entrate dice ad esempio: se è la banca che cede il proprio credito a un proprio correntista con partita IVA, quest'ultimo può acquistare in tranquillità, adesso ve la semplifico, quindi non pensando di rischiare, ecco, di essere citato per una responsabilità in solido, se comunque la banca gli consegna tutto il plico, tutto l'incartamento delle verifiche fatte dalla stessa, insomma, che attestino in sostanza la genuinità del credito. La banca già risponde, dice: no, ma quelle sono cose mie, se permetti. Io al limite posso scriverti che il credito, da quello che ho verificato io, è sano. Okay? Quindi se questa è la linea, benissimo. Non consideriamolo come un appesantimento ulteriore burocratico, ma che sia una certificazione, che sia una dichiarazione che consenta, ripeto, di far ripartire il meccanismo della cessione del credito, evidentemente. Se già non sono sufficienti tutte le certificazioni che, sapete bene voi tecnici, vengono prodotte. Attenzione, perché il credito d'imposta beni strumentali, qui mi rivolgo anche a te Bruno, termina col 2023, cioè sto parlando del vecchio superammortamento, cioè quello che veniva concesso alle imprese per gli investimenti in beni strumentali cosiddetti tradizionali, cioè non legati al 4.0. Gli impianti fotovoltaici, per esempio, rientravano in questo tipo di agevolazione, adesso trasformato in un 6% di credito d'imposta per il 2022. Allora, io dico, probabilmente concediamo una misura maggiore rispetto a questa percentuale del 6% per investimenti di questo tipo, cioè per le imprese che intendono dotarsi di un pannello fotovoltaico sul proprio capannone. Ok? O comunque pensare di salvaguardare quello che, ripeto, da domani mattina, dal 2023, sparirà. Per quanto riguarda le famiglie, noi sappiamo già, abbiamo la detrazione per l'impianto fotovoltaico, no? Ma forse è il caso di guardare ad un potenziamento della stessa. Adesso è il 50%, se non l'attacco ad un intervento trainante, quindi non parlo di 110, a quel punto va a finire al 110, ma se uno fa solo il fotovoltaico è fermo a quella percentuale. Io parlo di domotica per la terza età, un aspetto importante, non è la prima volta che parliamo di questa cosa qui. Abbiamo il bonus per le barriere architettoniche che va in questa direzione al 75%, però anche qua, ripeto, considerando quanto costa oggi la retta di una RSA, forse sono strumenti, ecco, che vale la pena di incentivare anche in questa maniera. Possiamo parlare di comunità energetiche, quindi di trattare un tema forse finora un po', Bruno, sottovalutato. Ecco. Poi quando arriva il bisogno è chiaro che si possono rispolverare anche alcuni discorsi e forse è questo il momento. Io comunque concludo con un messaggio che rivolgo agli artigiani, anche considerando le domande che ha fatto il Presidente Lovato, e dico questo: lavorando comunque come sapete fare, cioè con serietà, con qualità e soprattutto passione, sono sicuro che supererete le difficoltà che la vostra attività vi porrà di fronte e vincerete anche la morte sicuramente dei vostri servizi, insomma delle vostre categorie, ecco, dei vostri mestieri. Non abbiate paura.